È tempo di ripresa per quanto riguarda l'anno scolastico, parliamo proprio con l'assessore alla pubblica istruzione Paolo Bianchini. Oggi alcune scuole hanno già riaperto i battenti, ma comunque la maggior parte torneranno in aula, le classi torneranno in aula il 13. Allora, qual è la situazione delle scuole in provincia? Ma credo sia ottimale. Innanzitutto voglio fare un grosso in bocca al lupo a tutti gli studenti che oggi e domani inizieranno il loro percorso di studi. Dicevo che è ottimale perché la situazione della nostra provincia è stata mantenuta sotto controllo e tolto il comune di Gradoli, dove c'è stata l'impossibilità di poter aprire e confermare una sezione per la scuola media, tutte le classi sono state mantenute aperte e quindi abbiamo fatto un lavoro straordinario di preservazione appunto di quelle che erano le risorse che l'ufficio regionale scolastico ci aveva assegnato. Sulle scuole superiori ci sono delle novità, confermatissimo il liceo artistico a Viterbo, sta partendo il nuovo liceo musicale, stiamo cercando di ottimizzare quella che è la rete scolastica per l'offerta formativa degli studi superiori anche a seconda delle peculiarità del territorio. Stiamo studiando su Tarquinia delle specializzazioni che potrebbero magari riguardare l'agroalimentare, visto che quella è la peculiarità del territorio. Stiamo cercando di capire col comune di Città Castellana come poter favorire il discorso delle ceramiche. Stiamo facendo un lavoro di concertazione col territorio per far sì che appunto l'offerta scolastica rispecchi quelle che sono le esigenze del territorio. Quindi ecco, non solo confermati quelli che sono ovviamente gli istituti già presenti, ma si cerca anche di trovare delle attinenze, diciamo, formative a quelle che sono poi le esigenze lavorative del territorio. Assolutamente sì, quello che abbiamo fatto per la formazione professionale, appunto, cioè dell'analisi del fabbisogno preventiva all'offerta formativa, è secondo me la stessa strategia che dobbiamo attuare sull'istruzione pubblica. Per la formazione ha avuto un ottimo successo questo ragionamento, abbiamo fatto prima un'indagine sul territorio per vedere il territorio di cosa necessitava per poi dopo erogare formazione in funzione appunto di questo fabbisogno. È inutile erogare formazione su dei corsi di formazione non richiesti dal territorio, si sperperano denari pubblici e non si ottiene il risultato che si voleva.